Ricordati che devi morire. Questo era il motto della nobile casa, che per secoli si è trasmessa di generazione in generazione. Questa fu la prima cosa che mi venne insegnata quando entrai al servizio della villa dei Lancelot. Un maggiordomo è parte della famiglia e vive sotto lo stesso tetto dei padroni e come tale deve rispettare le regole comuni della casa, mi spiegò il maggiordomo principale. Se rispetterai queste 10 regole e servirai bene i nostri padroni, la tua paga e la tua dimora saranno sicure. La 10ª regola della casa è che bisogna rispettare la massima educazione. Non parlare se non interpellati, non fare rumore e non sporcare. I servitori maleducati finiscono nel sotterraneo e non ne escono mai più. La 9ª regola è che nessuno entra nel sotterraneo, né può avvicinarsi alla porta o origliare. L'8ª regola è buio assoluto. La famiglia Lancelot ha una sindrome ereditaria che rende fastidiosa la luce solare. La loro pelle si ricopre di scottature. Ma il motivo per questa regola è più subdolo. La famiglia infatti è albina da almeno 6 generazioni e visti i pregiudizi contro gli albini hanno sempre cercato di nascondersi dalla vista. Per questo motivo le tende vanno sempre tenute chiuse quando un membro della famiglia è nella stanza e l'unica illuminazione possibile è quella delle lampade ad olio. Qualora un membro della famiglia si spostasse, bisogna chiudere le tende in modo da non fargli incontrare la luce. Inoltre, ogni volta che una porta si apre, l'altra si chiude. Tutte le porte devono stare ben chiuse per evitare il passaggio di luce. Questo rende la magione molto buia al suo interno, molto silenziosa e dagli spazi molto angusti. La 7ª regola è che, quando piove, nessuno esce di casa e tutte le tende esterne, anche dove non ci sono i nobili padroni, vanno chiuse. Il nobile padre di famiglia infatti ha una fobia per fulmini e tempeste e la pioggia lo rende depresso per via della morte di sua moglie. Purtroppo questo villaggio è in riva al mare e la pioggia, così come la nebbia, è molto frequente anche per lunghi periodi. Quando questo succede, i nobili padroni si chiudono nelle loro stanze e non si esce se non per emergenze assolute. La 6ª regola è che di notte nessuno deve uscire dalle proprie stanze. Da mezzanotte in punto fino alle 6 è assolutamente proibito. Solo quando il pendolo della magione suona 6 volte la servitù può uscire ed iniziare i lavori. Questa regola è estremamente importante. Per nessuna ragione si deve uscire dalle proprie stanze di notte, anche se si sentono voci nei corridoi, anche se si viene chiamati da una voce che sembra quella del padrone. Qualsiasi cosa tu possa sentire, non devi uscire a notte dalla tua stanza. Come prima, ricordati di chiudere a chiave. La 5ª regola riguarda i quadri. I quadri devono essere mantenuti puliti e a posto. Ci si deve assicurare che non vengano mossi. Ogni mattina bisogna controllare il loro stato. Questa regola vale anche per le foto a seppia dei morti. In questa magione, gli unici quadri e le uniche foto presenti raffigurano i morti, gli antenati, i parenti e i precedenti servi della magione. Nessun'altra raffigurazione è consentita. A questa regola aggiungo un suggerimento. Non li guardare troppo. Lavorare in questa villa è molto stressante, si vede la luce molto poco, l'aria è chiusa e viziata, le porte danno un senso di claustrofobia crescente. Quando piove tutto sembra morto e in tutto questo le pareti sono piene di quadri di volti morti che ti fissano ovunque tu vada. Bisogna evitare il loro sguardo o a lungo andare si potrebbero vedere cose che non sono reali in quei quadri. Queste regole, per un bel po', furono le uniche che ho dovuto rispettare. Mi alzavo presto la mattina ed iniziavo i miei lavori. All'occasione servivo la colazione, il pranzo, il tè pomeridiano e la cena ai nobili. Facevo gli altri lavori del caso, in gran parte manutenzione e pulizia, e poi di notte mi chiudevo fitto nella stanza e, quando scoccava la mezzanotte, spegnevo le luci e dormivo. Mi sono abituato lentamente ai piccoli rituali della casa, come quello di aprire e chiudere le porte ogni volta che mi spostavo, chiudere le tende quando passa uno dei nobili, comprare il cibo al supermercato scambiando 4 chiacchiere con i ragazzi e le ragazze giù in città, unici miei coetanei, dato che il più giovane dei maggiordomi aveva 37 anni. I nobili erano molto gentili, educati ed aulici. Mi chiamavano spesso per nome. Il padre era particolarmente affettuoso e spesso mi chiedeva di accompagnarlo nel suo studio. Suo fratello minore era il più vivace di tutti e spesso
faceva qualche scherzo per allegrare l'atmosfera. Per 2 mesi ho continuato a non aver mai visto la ragazza, la principessa, la figlia del padrone di casa. Pare fosse molto cagionevole di salute e che quindi mangiasse in camera sua e solo cameriere donne potevano vederla. Il padre era molto protettivo nei suoi confronti e aveva paura di qualsiasi cosa. Paura che si ammalasse uscendo, paura di un aggressore, paura che si facesse male. Quindi la teneva lì nella torre più alta, quasi prigioniera e con tutti i comfort. E per ovvi motivi nessun maschio oltre i suoi parenti poteva entrare nella sua camera. E poi la vidi, quando mi venne chiesto di accompagnare uno dei padroni nel giardino fuori casa, al laghetto. Non mi aspettavo che mi affidassero proprio lei. Era bella, non troppo pallida, ma decisamente, decisamente stanca. Mi sono chiesto se avesse dormito bene, aveva delle occhiaie spaventose. L'ho accompagnata al laghetto, dove è rimasta a guardare l'acqua coperta di piante, scura sul fondale e sporca. Mi ha chiesto da dove venissi e come fosse il paesaggio fuori da quel muretto di 2 metri, quello che circonda tutta la villa. Pare che lei non avesse mai visto il mondo fuori da quelle mura. Quel perimetro era tutto il suo mondo, una siepe che copriva la vista dal mondo intero. L'unico punto scoperto dalle mura era lo strapiombo che dava sul mare, dove si ergeva un grande albero senza foglie, dal tronco bianco. Un albero morto, pensai. Eppure c'era un frutto appeso a quell'albero, una specie di mela, ma era grumosa e scura. Non capivo come mai tutti fossero ossessionati da quest'albero, e continuai a non capirlo fino a quando il fratello del padrone si ammalò di tubercolosi, e poi morì. Fu quel giorno che imparai la quarta regola, imparai cosa succedeva ai morti in quella villa, imparai perché non c'era un cimitero di famiglia, e imparai a che serve quell'albero. La quarta regola è che i morti vanno sepolti sotto le radici dell'albero, per venire digeriti. Pare che la famiglia facesse questo da generazioni, quell'albero contorto, storto, i cui rami si allungavano verso il cielo come braccia di un vecchio deforme, avevano divorato i cadaveri di tutti i loro antenati. Ecco perché lo visitavano così spesso. Il rituale dei morti era molto particolare. Il cadavere veniva portato nelle segrete dai parenti. I servitori ovviamente non potevano guardare l'apertura delle porte, potevano soltanto aspettare. Senza il nobile zio, quella casa divenne un mortorio. Nessuno faceva più battute, nessuno faceva più scherzi. Tutti i nobili erano di pessimo umore. La casa era più tetra e silenziosa. Anche la sua foto venne appesa al muro, solo che lì non sorrideva e la sua pelle era pallida. Mi sono accorto durante la sepoltura che veniva deposto alle radici solo lo scheletro del corpo, eppure il cadavere era stato portato nelle segrete solo per un giorno, un tempo decisamente troppo breve per decomporsi, e poi è iniziato quello, il rumore. Cercavo di dormire, era tardi, ma qualcosa mi disturbava, un suono ripetuto, una vibrazione che si diffondeva lungo le tubature. Durò per poco e poi sparì. La notte dopo si è ripetuto, più a lungo, per un'ora intera. Ho chiesto agli altri, ma questi hanno solo scosso le spalle, dicendo: quello che si sente di notte non ti deve interessare. Se ti senti turbato, metti la testa sotto il cuscino. La notte successiva ho sentito dei passi, proprio nel piano sopra la mia stanza. Qualcuno stava camminando da un punto all'altro, come se stesse cercando qualcosa nei mobili, e poi si fermò, e mi accorsi con paura che si era fermato proprio nel punto sopra il mio letto, e non si è mosso per tutta la notte. Qualsiasi cosa fosse è rimasta lì in piedi senza andarsene. Il giorno dopo sono andato a vedere cosa ci fosse sopra la mia stanza, ma c'era soltanto un muro, non potevo aver sentito quella cosa. La notte seguente ho sentito delle voci, dei sussurri, erano numerosi, di voci diverse, lungo il corridoio. Mi sono anche appoggiato al muro per ascoltare, ma le parole erano indistinguibili, se non per una che forse ho sentito, credo dicesse «sta arrivando». Tutte le notti era così, sentivo le voci, sempre più vivide e distinguibili. Una di quelle notti ho persino sentito dei passi sul corridoio, qualcuno stava camminando. Ha iniziato dalla parete e ha continuato sempre di più fino alla porta e lì si è fermato. Devo ammetterlo, ero terrorizzato, non se ne andava e non potevo essermelo sognato. Ringraziai Dio che quella porta era di legno e non c'era alcun vetro. Non volevo essere visto da qualsiasi cosa fosse là fuori e neanche vederla. Il giorno dopo uno dei maggiordomi mi informò che la figlia del padrone stava molto male, era tormentata dagli incubi e i medici non sapevano come curarla. La ragazza ormai perdeva il sonno e urlava. Mi sono sentito più tranquillo e dissi agli altri che allora era lei che faceva quei rumori la notte, girando per casa. Allora calò un profondo silenzio e questi mi guardarono con orrore. La figlia del padrone viene chiusa a chiave da fuori, non può uscire dalla sua stanza. Quella notte ho dormito con la testa sotto le coperte, sotto il cuscino. La figlia stava sempre peggio, dicevano i maggiordomi, e con lei il temporale, che sembrava peggiorare. Le piogge aumentavano e
quindi la casa calò nella perenne oscurità. I padroni rimanevano nelle loro stanze e si muovevano molto poco. I tuoni rimbombavano per i corridoi. Pare che la Lady si sentisse un po' meglio quando aveva il suo specchio a portata di mano. Guardare il suo riflesso la calmava, la tranquillizzava. Per questo motivo, ogni volta che le piogge cessavano, venivamo mandati a comprare nuovi specchi. Ne compravano sempre più grandi, ricurvi, di tutti i tipi e le dimensioni. Abbiamo sfamato famiglie intere di rivenditori. Era la terza regola, comprare nuovi specchi. La Lady continuava a chiedere nuovi specchi e la cosa diventò costosa. Ma i padroni perseverarono e iniziarono a diminuire le razioni di cibo, anche per loro. Abbiamo iniziato a dimagrire e alcuni si sono ammalati. E quando ci si ammalava, con quel tempaccio, la casa stessa sembrava risucchiarti la voglia di vivere. Uscivamo durante le tregue di pioggia per comprare altri specchi, che montavamo ovunque nella casa in modo da lasciare uscire la Lady, che così poteva vedere il suo riflesso ovunque. Uno dei servi ha cominciato ad impazzire. Diceva che la notte sentiva le voci, che non ne poteva più, che quegli specchi che incrociavano i riflessi con i quadri, la pioggia, il buio, il rito delle porte, ogni cosa lo stava tormentando, che le mura della casa stavano sussurrando parole contro di lui, parole di morte. Alla fine un giorno è impazzito completamente e ha cercato di fare l'impensabile, ossia aprire tutte le tende della magione. I servi più grossi, i guardiani, come li chiamavo io, lo presero a forza e lo trascinarono fino al piano terra, fino alle segrete. Lo abbiamo sentito urlare, scalciare, lo abbiamo sentito supplicare, minacciare, insultare e alla fine, prima che la porta delle segrete si richiudesse, ha urlato «La notte sta arrivando!». Poi la porta che non deve essere aperta si è chiusa. Quella notte le sue urla dalle segrete furono udibili in modo chiaro e sapevamo che non erano illusioni. La notte successiva ho sentito di nuovo i passi nel corridoio, che si sono fermati davanti alla mia porta e poi ho sentito bussare. Sono rimasto immobile, terrorizzato. La cosa ha bussato ancora e poi ancora. Poi ha abbassato il pomello della porta, che era chiusa a chiave. Il pomello venne scosso ripetutamente, con violenza, come se un energumeno volesse sfondarlo, eppure la porta non venne aperta e i passi corsero via. Anche gli altri ebbero problemi simili. La notte era lunga e piena di tormenti. La Lady stava sempre peggio, non importava la quantità assurda di specchi, diceva che ora erano i volti umani ad infastidirla. Vedeva al posto dei volti delle facce orribili, maschere di carne dolorante, teste di capre, lupi, calamari e mosche. Da quello che sono dei sintomi della possessione demoniaca è vedere volti mostruosi. Per questo motivo nacque la seconda regola della casa, indossare maschere tutto il giorno, quando si è fuori dalla propria stanza. La Lady, infatti, non solo non voleva vedere le facce umane dal vivo, ma con tutti questi specchi ormai il riflesso di ognuno si poteva trasportare in tutta la casa nonostante il buio, e lei non voleva vedersi comparire un volto di notte dove non c'è nessuno, e non posso biasimarla. Ma non solo, a quanto pare la cosa era anche per proteggerci. Il capo dei maggiordomi, infatti, ha detto che uno dei servi dell'ala sud aveva visto nel suo riflesso un mostro orribile, e dopo essere andato a prendere delle scope, non è mai più stato visto in tutta la magione. Per sicurezza dunque ognuno di noi doveva indossare quelle maschere, ed evitare di vedere i volti altrui o il proprio riflesso. La mia vita era ormai diventata surreale. La pioggia continuava incessante, non sapevo più se fosse giorno o notte. Apri le porte, chiudi le porte, tutto in perenne penombra, il rumore dei passi, la casa enorme, sempre più vuota, caotica, labirinta, a causa dei lavori che un tempo vennero fatti, che l'avevano resa contorta e impossibile, gli specchi, la totale assenza di altri volti umani, compreso il mio, solo maschere, e infine quei maledetti quadri e ritratti morti che mi fissavano. Gli unici volti erano quelle terribili cose appese ai muri, che con gli specchi sembravano essere ovunque, spostarsi attorno a me e seguirmi. E poi di notte ci chiudiamo nelle stanze. A volte ci sentiamo chiamare. La voce del padrone, la voce della Lady, del primo maggiordomo, la voce di mia madre morta da anni. Tutte identiche, tutte emotive, ma tutte tristi, depresse. Un giorno ho anche sentito la voce di mio nonno fra quelle mura. Non era ancora notte, l'ho sentito tra i muri della casa. Mio nonno mi ha sempre voluto bene e non mi farebbe mai del male, ed infatti la sua voce non mi chiedeva di aprire qualche porta o fare qualcosa di rischioso, era diversa dalle altre, mi chiedeva solo di andarmene, di lasciare quella casa, finché ero ancora in tempo. Sbagliai scegliendo di rimanere. Sempre di più fra noi si ammalarono e vennero portati nei sotterranei per non uscire mai più. Una notte commisi l'errore più grande della mia vita. Ero a letto, mi dibattevo e non riuscivo a dormire. Il motivo è che dovevo andare a vomitare, stavo male da qualche giorno anche io. Dovevo andare in bagno, ma sapevo che era notte fonda e uscire sarebbe stato pericolosissimo. Ma non riuscivo a dormire, sapevo che sarei impazzito rimanendo lì.
ho deciso di rischiare. Tanto nessuno esce a quest'ora, neanche i padroni. Ho preso la mia candela e mi sono appoggiato alla porta per ascoltare. Silenzio assoluto. Ho girato la chiave e ho aperto, guardando il corridoio a destra e a sinistra. Buio pesto, il nero assoluto. La luce era come divorata dall'oscurità. C'era uno strano venticello dentro la casa, il che è strano. Camminai velocemente, purtroppo il bagno era lontano. Nella strada vidi i quadri e le foto che mi fissavano quasi a rimproverarmi. Erano minacciosi, tetri e spaventosi. Avevo paura, ma mi sentivo morire dentro. Arrivai fino al bagno e mi chiusi. Fu allora che mi accorsi di una cosa. Sin da quando ero arrivato, in alcune ore del giorno, si sentiva qualcosa strisciare vicino ai muri di casa. Qualcosa come un esercito di insetti. Ma non avevo mai visto traccia in tutta la magione di un solo insetto. Eppure nel bagno quel suono era più forte che mai. Ho seguito il suono fino a un punto preciso del muro, dove sembrava che ci fossero tutti gli insetti del mondo che strusciavano e raschiavano. Ho dato un colpo alla parete di legno e questa è stata sfondata. Quando ho visto quello che c'era dentro, sono rimasto pietrificato. Una marea di ragni enormi, grossi, con uno strano segno rosso sul retro, che iniziarono subito a strisciare fuori per tutta la stanza. Non ho urlato solo perché la voce era morta, ho iniziato a correre fuori. Non mi importava più delle voci del corridoio, volevo solo tornare nella mia stanza. Ma quel rumore, gli insetti, mi seguivano, erano dentro le pareti, si spostavano di stanza in stanza, di piano in piano, parallele al nostro mondo, ma intoccabili. Poi il rumore svanì. Ma mi accorsi che mi ero perso. Gli specchi, i quadri, i corridoi contorti mi avevano fatto perdere la retta via. Continuai ad aggirarmi per quei corridoi sperduti, sempre più in fondo, spaventato a morte. E poi l'ho sentito. Ho sentito i sussurri attorno a me, dal fondo del corridoio, dietro di me, ma girandomi non trovavo nulla. Però erano sempre vicino a me, erano sempre alle mie spalle, riuscivo quasi a sentire il loro fiato sul collo. Non ce la facevo più e alla fine corsi in avanti fino a quando non lo vidi. In fondo al corridoio, una sagoma, un volto da ragazza estremamente magra, scarna, dalle occhiaie scavate e i capelli lunghi, neri. Mi ha fissato e poi ha iniziato ad avanzare ed era pericolosamente veloce. Ho iniziato a correre all'indietro, urlando terrorizzato. La sentivo i versi che faceva gutturali, sentivo i suoi piedi correre nudi. Quando mi ha toccato la schiena ho urlato, ma sono riuscito ad arrivare nella stanza giusto in tempo per chiudermi dentro e non uscire mai più. Il mattino dopo, buio come la notte per via delle tende e il resto, quando mi svegliai, mi dimenticai la maschera sul letto, scosso da quella notte. Fu allora, quando davanti alla mia stanza vidi lo specchio, che mi accorsi che quello nel riflesso non ero io. Era un uomo brutto, spaventoso, deforme, con una gobba profonda, gli occhi storti e le braccia ingrossate. Sono corso a rimettermi la maschera dopo essermi chiuso la porta alle spalle, e una volta riaperta il riflesso era tornato normale, mostrando la maschera. Ma scostandola leggermente in modo da mostrare un po' del volto, mi accorsi che la carne della mia faccia era deformata. Dietro quella maschera, nel riflesso, non c'ero io, c'era sempre lui. Nella magione eravamo rimasti soltanto in 7 della servitù, e i nobili erano solo in 4, il padre, la figlia, un cugino e un prozio. Più di metà dei residenti erano malati di tifo o di tubercolosi. La casa era così grande che ormai incontrare gli altri era difficile. E io ormai volevo capire quale fosse il segreto di questa magione. Mi sono vestito per uscire, ho aperto il portone da solo dato che l'usciere era morto mesi prima, ma il cancello era sbarrato e le chiavi ce l'aveva chissà chi. Allora andai verso lo strapiombo a vedere l'albero. Lì, proprio in quel punto, vidi il padrone che si stringeva al tronco, che gli sussurrava qualcosa e poi se ne andò. Decisi di andare a vedere, mi avvicinai al tronco e cercai di guardare ciò che lui aveva guardato nei punti esatti e mi accorsi che le venature e i buchi sembravano quelli di un volto umano. La forma del tronco ricordava delle vertebre, delle costole e i rami si dividevano come le dita di una mano. C'era un assottigliamento paragonabile al bacino. Quest'albero sembrava un uomo, un magrissimo uomo. Quando mi girai mi accorsi che davanti alla mia faccia penzolava il frutto marcio, l'unica mela dell'albero. Decisi di coglierla, non so perché, sentivo la necessità di farlo, e vi diedi un morso senza pensarci troppo. Aveva un sapore strano, molto strano. Poi mi venne un brivido alla schiena, e mi accorsi con orrore che quella mela non penzolava da quel lato, prima, bensì dal lato del mare. L'albero doveva aver mosso i suoi rami mentre lo ispezionavo, e quando mi voltai per guardarlo, notai che quello che era il volto non era più dove l'avevo lasciato, ma era fisso davanti a me, e la sua espressione era diversa. Da triste ora sembrava furioso. Guardai il frutto che avevo appena mangiato, e a terrorizzarmi non fu il fatto che fosse pieno di vermi, ma che avesse la forma di un embrione umano. Corsi veloce a terra il pomo, e arrivai più in là che potevo e poi vomitai.
ma sentivo che quell'albero mi voleva, che mi chiamava, e corsi via inciampando e incespicando. Se non potevo uscire dalla magione e se non potevo incontrare i padroni, chiusi nelle loro stanze, allora sei andato ad aprire quella porta. E mentre ci andavo, mi ricordai che il simbolo della casa Lancelot era il ragno, e mi ricordai il loro motto, Memento Mori, nonché la leggenda sulle loro origini, di come scuoiassero vive le persone, prima di convertirsi al cristianesimo e diventare cavalieri. Ho aperto la porta delle segrete e ho iniziato a scendere i gradini sempre più in profondità, e arrivai lì, nel luogo dove venivano portati i cadaveri della casa, e vidi le prigioni del castello, e vidi i mezzi di tortura, ma soprattutto vidi cosa c'era dentro quelle celle, e allora capì cosa succedeva a chi disobbediva ai padroni, capì cosa era riservato ai cadaveri prima di venire sepolti, capì dove finiva la loro carne, capì come mai i padroni non uscivano mai di casa, capì come mai erano tutti quanti così vecchi, come mai molti di quegli antenati erano deformi, malati, cagionevoli, capì come mai non avevo mai sentito di uno di loro con un cognome diverso, capì la prima regola di questa famiglia. Non si sporca il sangue, ci si accoppia solo fra consanguinei. E quando vidi quelle orribili e mostruose creature, quegli orribili fratelli, cugini in quelle tane collegate a gallerie che scendevano in profondità per chissà quali labirinti sotto la magione, che magari raggiungevano anche la città, mi resi conto di quale orribile segreto nascondeva questa villa. Sono uscito, volevo andarmene da quel posto infernale, ma fu allora che mi accorsi che i quadri non mi stavano seguendo con lo sguardo, no, mi stavano proprio seguendo, voltandosi per vedermi passare, si stavano muovendo, e allora mi tolsi la maschera davanti ad uno specchio per vedere il mio riflesso una volta per tutte, e miracolosamente lo vidi. La mia faccia, sana e vivida. Vidi il mio riflesso, lì, in quello specchio, e mi toccai il volto con un'espressione diabolica. «Mi sei piaciuto sin da quando hai messo piede qui», disse l'uomo che avevo davanti a me. L'uomo deforme che avevo visto al posto del mio riflesso quella mattina. L'uomo che era dietro la mia maschera, nel mondo dello specchio. Ora invece ero io nello specchio, e lui, quel mostro deforme, era quello con il corpo reale, dove prima c'era il mio corpo, dove prima ero io. Volevo urlargli di ridarmelo, ma non mi usciva voce dalla bocca. E anzi, la bocca stessa era immobile, la faccia era bloccata, tutto il corpo era bloccato. Non riuscivo a fare nulla, ero bloccato lì, dove c'era lo specchio. Potevo solo guardare lui che se ne andava, con il mio corpo, mentre la casa ripiombava nel buio. La casa adesso ha un nuovo quadro. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di mettere mi piace, iscriviti a questo canale e visita la pagina Facebook. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Visita inoltre il canale di Amico Diverte, che ha letto alcune delle parti di questa mia storia. Ci vediamo al prossimo video.